Abbiamo confermato che entro dicembre dovrà essere approvata, verrà approvata una riforma della giustizia che comprenderà al suo interno la riforma del processo civile e la riforma del processo penale per avere tempi della giustizia brevi, come abbiamo già detto più volte, l'obiettivo è il dimezzamento. Abbiamo deciso che nella riforma del processo civile e del processo penale, così come io sto lavorando ho lavorato in queste 2 settimane in particolare, dovrà esserci anche la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, il che vuol dire non solo intervenire sul Consiglio Superiore della Magistratura, ma proprio sulla carriera del magistrato affinché, come ho detto più volte, la meritocrazia abbia uno spazio centrale nell'avanzamento della carriera dei magistrati e quindi sulla possibilità di ambire a ruoli apicali nella nostra magistratura. È un momento importante in cui noi, per me è fondamentale che una riforma del CSM e della magistratura possa davvero rilanciare agli occhi dei cittadini l'immagine della giustizia. Trovo che l'incontro sia stato molto positivo perché siamo d'accordo sui settori di intervento. Io ho portato la mia proposta sulla riforma appunto del processo e del CSM. Chiaramente sia io che Giulia Bongiorno, dopo questo primo confronto, ci siamo detti che dobbiamo anche confrontarci con le nostre forze politiche di riferimento, in modo tale poi da avere un altro incontro in cui si articolerà nel dettaglio tutto il disegno normativo. Per me è importante che non ci siano che i cittadini non pensino che ci siano delle sfere di privilegio, anche economico, che chiaramente non sarebbero giustificate perché il tetto di 240.000 vale per tutti e varrà anche per i consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura.